Festa del 2 giugno ancora segnata dal Covid, le celebrazioni per il 75esimo anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana in Alto Adige sono state tutte senza pubblico, ma accomunate dalla speranza della ripartenza post-pandemia, a partire dal messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, letto dal commissario del Governo Vito Cusumano. Se ora possiamo guardare con maggiore fiducia al futuro, e soprattutto grazie alla ricchezza di risorse che il Paese ha saputo trovare o riscoprire, e all'apporto unitario che ciascuno, non senza sacrificio, ha offerto. Cerimonia Bolzano alla presenza del generale Claudio Berto, comandante delle truppe alpine, del vicepresidente della giunta provinciale Giuliano Vettorato e del sindaco Renzo Caramaschi, con la consegna della medaglia d'onore a Vittorio Giovannini, internato a Dortmund nel 1943. All'Aives il saluto del sindaco Cristian Bianchi e il suo appello a vaccinarsi, anche qui con la consegna della onorificenza del Presidente della Repubblica, in questo caso a Fabio Inama, militare italiano internato in Grecia dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. I dettagli della sua storia sono stati riscoperti da poco. Durante il trasferimento al campo definitivo in Germania, la nave su cui era stato imbarcato è affondata con la morte di tutti i militari, oltre 4.000. In tutti i centri è stata deposta una corona ai caduti nelle guerre, con il pensiero rivolto anche alle vittime del Covid.